Buonasera gentili telespettatori a questo primo round del Formula 1 Manager 4 by Force da me Marco Lo Iacono Stefano Cortese e Riccardo quindi Vincenzi, che non si presenta. ancora ci sono. Ok, buonasera, buonasera. siamo qui a Melbourne appunto per il primo round, il round d'apertura a seguito delle prove libere che hanno visto Bruno Senna primo e a seguito anche del round test, che non ricordo onestamente come sia andato a finire, quindi lascio Ha vinto la parola. Takuma con Takuma dopo il pronostico del suo manager che prevedeva vittoria a gara test e poi un campionato penoso. Vedremo oggi. Vorrei dare invece il benvenuto a Marco Lo Iacono nella nostra squadra di commentatori. Il primo anno per lui il debutto. Quest'anno siamo anche io, la prima volta che commento in verità, dopo aver solo gestito da dietro le quinte questi tre scappati di casa che commentavano. Oh, grazie, grazie. Anche se non è un vero e proprio debutto, perché ho Ho commentato in detto teoria a debutto. Silverstone Ho dal detto Busan. debutto. Con problemi di linea e problemi eventuali. E Con evidenti problemi di linea. genitori che scrivono da Torrent. Ecco. Però non si fa, Non si fa. ricordatevelo. Comunque, ancora qui, in queste ultime prove libere, prima delle qualifiche, mancava veramente poco alla prima sessione di qualifiche ufficiale di quest'anno. Ancora Bruno Senna davanti, con le gomme flash, davanti a Nico Hülkenberg e Jean-Éric Vergne. E poi un quinto impressionante Fernando Alonso, con le frizze sembra che abbia le flash. E direi che si candida favorito della gara. Iniziamo già a buffare, non so voi cosa ne pensate. Eh beh, diciamo che Io non dico niente. ho seguito il giro in cui Bruno Senna ha fatto il tempo e diciamo non ha avuto impedimenti, quindi era un giro buono. E Alonso si prende solo 8 decimi con le frizz, quindi Sì, no, pazzesco. diciamo che potrebbe Sì. vincere a mani basse, ecco. Sì, riguardo alla a parte gara così. test, abbiamo delle interviste. Se vogliamo mandarle adesso, intanto che aspettiamo le qualifiche. Prego, regia, prego. Bene, Salve, buonasera. Siamo Salve, buonasera. qui con Alessandro Tomello, il manager di Jean-Éric Vergne, che l'ultima gara testa ha fatto terzo. Cosa ne pensa dell'ultima gara del suo pilota? Ma che è un cazzo di Dio, diciamo. Favore, Aveva moderiamo il linguaggio, grazie. scusa, il pit stop, il cocktail di droghe era troppo leggero, evidentemente, allora è rimasto intontito dalla sosta e provvederemo a modificare la cosa per la Quindi, prossima insomma, gara. era la borraccia il problema, non il serbatoio. Il problema era la borraccia. Sì, abbiamo portato. Una volta che abbiamo riportato al garage la macchina, abbiamo controllato, abbiamo fatto tutti i controlli e il problema era la borraccia. Sì, l'altra avete data a Contador, capisco. E invece della macchina in generale, cosa ne pensa? Porterà sviluppi? Porterò sviluppi alla seconda gara. Comunque, ha già Il concordato nostro con Newey, team diciamo. sta già lavorando. Abbiamo già i fondi stanziati, quindi lo Posto. faremo. Quindi promette bene la sua stagione. Se riusciamo a trovare il cocktail di droghe giusto, sì. Va bene. Grazie mille, signor Tomello. Buona Ti stagione. figuri? Siamo qui adesso invece con Mairo San Giorgi, proprietario. Come si chiama la sua scuderia? Poi lo tagliamo questo ovviamente. Come si chiama? Speedo sempre. Spido culo cane, Okay. Rifaccio un spido attimo. Siamo qui con Mairo San Giorgi, proprietario. Siamo qui con Mario San Giorgi, proprietario della Speedo Racing, con il pilota Nico Hülkenberg, dopo che Kimi Räikkönen ha cambiato sponda. Cosa ne pensa del quarto posto del suo pilota? Abbiamo sperimentato in questa gara, abbiamo avuto buoni riscontri, quindi siamo fiduciosi per la prossima gara, quella ufficiale. Quindi diciamo che il pilota non vi ha fatto rimpiangere Räikkönen. Quello lo rimpiango sempre, però ho perso per 1 milione.
Però almeno non paghi più la vodka. Ma devo pagare in altro. Non vogliamo sapere cosa, però. Invece la macchina, come si è trovato il pilota? Ha avuto un buon feeling? Oh, la macchina è migliorabile, però un buon inizio. Quindi anche lei ha già pianificato un piano di sviluppi? Sì. Una cosa che posso dire sicuramente è che non penso che userò mai le freeze. E poi di volta in volta deciderò fra flash e fire. Dipende dal circuito. Grazie mille. Buona stagione, carai. Arrivederla. Siamo qui invece adesso con l'ultimo manager, Mario Mazzo della Mazzo Racing Technology, omonima scuderia. Il pilota Mika Häkkinen, che prometteva molto, ma l'ultima gara è abbastanza deluso. Come mai? Non lo so, io qua faccio telaio, macchina, tutto a posto, tutto come si deve. Forse è il motore che va troppo piano su sta pista, si vede che perdeva troppo. La prossima mi sa che vado di flash. Forse il pilota ha deciso di nascondersi, giustamente, anche. Il pilota in teoria c'è comunque 97, quindi schifo non dovrebbe fare, però le prende da Chandok, quindi... Ricordiamo che Chandok è un grandissimo pilota, cioè non vorrei sminuire Chandok. Sì, i due titoli mondiali di Chandok li leva nessuno. Esatto. Ma anche lei quindi ha in programma un piano di sviluppi? Per la prossima così? Già subito si passa al 5-5, che è il massimo che posso fare, e poi forse passiamo alle flash alla prossima. Quindi è speranzoso comunque per la sua campionato anche lì allora. Ciao! Forza Nico. Cosa? No, ma... Buonasera. Ben ritrovati. After the interviews. Con la mia voce seducente. Abbiamo mandato appunto queste interviste. Prego, Rick. Sottolineerei il Mario Mazzo polemico. Nei confronti del suo pilota. Secondo me anche giustamente. Comunque un Mika Häkkinen che dovrebbe essere il migliore. Se non uno tra i migliori del lotto dei partenti, eppure. L'altra volta stava facendo compagnia a Rubens. Ciao, però comunque è stato di parola, ha scelto le flash come annunciato. Abbiamo intanto mandato anche, iniziato anche il nostro hashtag Melbourne PD, con il quale potete commentare. Il primo commento che ci arriva penso sia da Mario, che ci chiede dov'è la Masolin. La Masolin è qua in camera mia. Dove PD comunque sta per Paolo Dybala, non fraintendete. No, sta per Partito Democratico, dobbiamo essere italianiste, dai. A posto. Bene, io direi che possiamo andare a qualifica, visto l'orario, se avete qualcosa in contrario. No, non sarò io ad oppormi. Prego. Bene, prime qualifiche dell'anno anche per questi pipponi. Questi piloti fantasmi che ora saranno copiati dalla Formula E con i robot. Questi ladri di idee. Formula E by force. Esatto. Ricordiamo intanto gara di casa per Daniel Ricciardo e Mark Webber anche. E Mark Webber, sì. I due australiani, i due canguri, i due ossi. Oh sì, esatto. Oh sì. E inglesi. Insomma, diciamo che non so in questo momento come è combinato Webber, come è messo in classifica. Ma dovrebbe stare tranquillamente tra i primi 5-6 posti. Quindi Webber che dovrebbe, stando ai pronostici, ben figurare davanti al suo pubblico, mentre Ricciardo evitiamo. Comunque non so voi, ma io vedo smog in quelli Melbourne. Più che altro c'è buio. Le qualifiche sono alle 5 del pomeriggio. Giustamente. Per fuso orario. Comunque, per rispondere, infatti, al proprio patron, Mario Mazzo. Infatti inquadrerei proprio lui.
proprio lui. Incredibile. Infatti si gira. Face the fear, un messaggio a quelli che stanno dietro. Ci sarà mai qualcuno che gli sta dietro? Vabbè, con le flecce si spera. Si spera. Il finnico. Con che origini? Tanto ditemi se c'è qualcun altro nei box. Sta uscendo Roman Grosjean attaccato proprio Ricciardo. Grosjean che supera Ricciardo. Ricciardo riesce a quasi superare anche in esatto. Pit lane. Intanto Alesi fa robe con Hamilton dietro. Usciti anche questi due. Anche Rosberg. Montoya. Button. Il canadese Montoya, che se posso dire la mia, fino adesso è stata un po' una delusione, visto che dopo tutta una Red Bull, che basta vedere Verne cosa riesce a fare. Capisco che ha un motore meno performante, ma da uno che ha vinto tre gare l'anno scorso e ha vinto il campionato si aspetta un po' di più. Ma è possibile che si sia seduto sugli allori, magari, no? Pensando di essere già il favorito, anche il suo capo squadra puntava molto su di lui, invece quest'anno... Anche inizia se... il primo giro... Sì. Sì, anche se il suo capo squadra è stato chiaro già da subito, ha detto che questa situazione non l'ha mai avuta già da... il primo anno che si trova con una macchina del genere, quindi dovrà un po' lottare a metà classifica. Tanto ci dicono dai nostri commenti che Melbourne PD vuol dire che in verità Melbourne è provincia di Padova. Esatto, intanto vediamo Mika Hakkinen passa al primo settore. Intanto domanda per Riccardo Vincenzi, probabilmente mi dica Dio Wolf Kamui, esce come il PD, ma sto pip di Kobayashi che vino qua perché non va come dovrebbe. Kobayashi, se uno prende in mani la sua cartella, no? La cartella clinica, te guardi i suoi valori e ci sta scritto che in velocità non è il massimo, è bravo nei recuperi, quindi sarà bravo a partire da 10 e recuperare, che ti devo dire io non l'ho scelto io col pilota, quindi sì, poche parole si diverte. Comunque Rosberg è primo, vediamo esatto. Mika Hakkinen. Altro commento prima che finisca il giro Mika Hakkinen da fucking bullshit, Melbourne PD, togliete gli antidepressivi a Senna. Comunque Hakkinen primo. Tanto esce Verne dai box. Mark Webber sotto al primo settore. Tanto Hamilton terzo. Anche Nico Rosberg sotto al primo settore, anche se comunque ha chiamato la sosta. Lewis Hamilton penso abbia sbagliato qualcosa, perché perde veramente tanto con le flash. Però so diciamo macchina... che Hamilton ha 4-2, quindi... già davanti a Kubica che c'ha 3-4, quindi Villeneuve invece perde solo, scusate, il canadese diritti, non ce l'abbiamo, il canadese perde solo i 5 decimi da Kubica, che però fa, mentre il canadese è le Fritz. Sento sta arrivando Webber sul traguardo che ha ripreso, viene ostacolato. Attenzione, si pronosticano 5 posizioni per unità per Montoya. Sì, Montoya sta facendo il galletto un po' queste qualifiche. Chiude il giro anche Bruno Senna, che è sotto 4 decimi. Si va a mettere attenzione. Andiamo, no, Senna. Terzo. Arriva sul traguardo. Bruno. Lalli. 8 decimi, sotto il tempo di Mika. 8. 1.32, 655, pole provvisorio. Incredibile. Gran giro. E fa il record di velocità con 281.9. Questo per dire il livello di telai attuali. Considerando che ho un Toyota V10 che è migliore tra quelli in griglia. Vettel intanto quarto. Sì, diciamo che con i soldi del Monopoli ci sono stati qualche manager che ha preferito comprare il primo barbone per strada per poi portare una macchina invece molto valida, diciamo. Appunto in questo caso Bruno Senna. Tanto per adesso, scusami, 9 piloti che hanno fatto segnare un tempo. Raikkonen un secondo quasi al secondo settore. Anche... no,
Cos'era? Era Webber che era sotto, ma adesso è pari al tempo. Raikkonen con le Fire. Sì, anche lui è più o meno nella stessa situazione di Hamilton, con una macchina poco performante. Sì, aspettiamo Alonso. Tanto ho visto uno che è salito di classifica, ma non ho visto chi. Ha chiuso il giro Bottas. Penso Bottas sesto. Che è andato sesto, sì. Con le Fire. Valtteri. Mi Raikkonen chiude il giro. 2 secondi a 4. Ottavo. Tanto Chandok nono, anche lui con le Frizz, davanti al canadese. Come si spiega questa cosa, ex pilota? È l'ex pilota dei con due. Ce l'ha. Chi è che si è ritirato? Non ho capito la domanda. Ha detto come si spiega Chandok davanti al canadese, pure con un motore inferiore. Vabbè, ma Chandok sappiamo tutti che è un pilota di incredibile talento. È arrivato ultimo non a caso nel primo manager. Cioè, si è impegnato comunque per andare al peggio con una macchina buona, diciamo, quindi ha delle qualità indubbie nella sua guida, come possiamo vedere nel on board, con pochissime veramente correzioni, con pochissime sbavature. Sì, diciamo che il canadese è sottotono. Tanto Marco Webber, se posso dare io una spiegazione, col fatto che i telai non sono al massimo ancora, quindi basta vedere per dire. Ora sto inquadrando Vettel che mette la sesta e si ferma a 2,70, questo perché i telai non sono, hanno ancora molta resistenza all'avanzamento, quindi sì, migliorando il telaio in velocità miglioreranno i motori vuoto V10. Ora per dire Chandok ha un V10 ma ha pochi giri motori, quindi arriva prima alla settima, ha una migliore accelerazione con giri bassi, quindi... Intanto aggiorniamo un po' la classifica. Questo con Verni che si è portato in quarta posizione, sopravanzando Rosberg. Kobayashi ottavo intanto, per la gioia... Lì. Dio... Per adatta al posto della settima. Dio uomo. Sì, infatti mi è piaciuta la... Intanto chiedono piangendo un giro di Kamui. Intanto esce Rosberg e Alesi insieme e Rosberg tocca il muro dei box. Esce anche Alonso, attenzione, Alonso potrebbe essere la pedina fondamentale. Intanto seguirei il giro di Hulkenberg. Arrivano anche delle critiche, le critiche bisogna sempre accettarle. Hashtag bello PD, meglio l'ex pilota di Orio, prenderci anche se non c'è così. Da Holy, però se guardiamo il palmarès, che neanche noi sappiamo chi sia Holy, tra l'altro. Se guardiamo il palmarès, Fiore non ha vinto nessuna gara, quindi un next pilota un po' di basso, mediocre, anche se un campionato costruttore l'ha vinto pure lui. A chi si sta riferendo? Entrambi. Ah. Dunque vediamo Hulkenberg al primo settore che fa. Alonso intanto si è lanciato 186 millesimi. Hulkenberg che ha le Fire, primo con le Fire mi pare che è Verne, giusto? Penso di sì, a meno che Webber non abbia le Fire, ma non credo. Sì, Webber ha le Fire, sì. È secondo. È secondo, attenzione. È un tempo del canguro che è sospinto dalla sua tifoseria. Cioè, sto facendo anche il suo primo giro, mister mi prendo il sole in Brasile, Fernando Alonso. Che però qua invece ha deciso di impegnarsi. Hulkenberg, considerando le gomme, può mettersi in terza posizione davanti a Hakkinen. Vediamo se perde nelle ultime curve, che è dove le gomme contano un po' di più. E rientra in box. Rientra box, attenzione. Giusto. Tra una tattica da parte del rientro in box, voleva spaventare gli avversari forse. Vediamo, chiude il giro anche Ferdinando, vediamolo. Non ho visto i suoi intertempi, ora vedremo. Lui non rientra, lui chiude, lui va. Va. Non si sa dove. 1:34.0, 1 secondo e 4, non la posizione. Ha 18 millesimi da Kamui Kobayashi. Tanto
quanto non so, ma con le frizze che si prende un secondo e quattro a Bunsen. Sì, stavo parlando di lui. E Chando che rimane in tredicesima posizione sempre con le frizze, quindi... Grande, ci vuole affrontare anche l'incredibile prestazione di Ricciardo sospinto dal pubblico, che è sedicesimo. Passando avanti abbiamo... Nico Rosberg che sta facendo il tempo, però è sopra i 2 secondi, quindi niente. Häkkinen ha appena iniziato il giro. Anche Gianelli, anche Gianelli. Intanto Montoya fa migliora il suo tempo, ma rimane dietro a Ricciardo con le dure. Chiude il giro il pilota della Bologna FC. Forse quest'anno si chiama veramente così. Sì, no, sì, si chiama così quest'anno. Forza di storpiare i nomi. Ora iniziamo a chiamare Baggio F10, che succede? 1.37.4, 4 secondi 8 da Bruno Senna, 18esima posizione, l'ultimo dei piloti con un tempo. Vabbè, diciamo che questo Ricciardo era un giro un po' di lancio. Ricciardo se ne mette dietro due, incredibile. Comunque Sato, che è uno dei possibili vincenti di questa gara, è ancora in box. Attenzione, attenzione! È uscito, intanto è uscito l'hashtag Pray for Fiorio e poi è risposta, risposta a ciò che ha detto Riccardo Vincenzi. Hashtag Melbourne PD, almeno io non rubo le vittorie come quella merda. No beep. Invece domanda intelligente da Face the Fiorio. Ragazzi, però mettete il nome di chi siete. Tra l'altro. Ah, mi sa che mi rimazzo questo qua. Hashtag Melbourne PD, con i piloti con le frise sto giro. Sì, è lui, sto giro lo scrive solo lui. No, vabbè, ma anche perché Face the Fear ce l'ha scritto sulla macchina, quindi è una persona molto... Tanto se qualcuno vuole ricapitolare la classifica. Marco Lento, in onore. Sì, allora abbiamo Bruno Senna in polvisore, seguito da Mark Webber, Mika Häkkinen, Jannik Verne, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Jarno Trulli, Kamui Kobayashi, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, questi sono i primi 10. Con Hamilton undicesimo, Raikkonen dodicesimo, poi Chandok, Kubica, il canadese, Ricciardo, Montoya, Alesi, Hülkenberg, Maldonator, Takuma Sato, Romain Grosjean, Jenson Button, Rubens Barrichello e l'ultimo per adesso, non ha ancora fatto segnare un tempo, Felipe Aumas. E ci rispondo alla domanda di Face the Fear. I piloti con le frizze sono Fernando Alonso, che non attualmente. Poi abbiamo Karun, il mitico Chandok, che è tredicesimo, canadese, Daniel Ricciardo, e basta, sì. No, c'è anche Jenson Button, e Felipe Massa. Tanto seguiamo Sato. Seguiamo Sato, sì. Sato che già è stato deludente nella scorsa qualifica, però al primo settore è già sotto di 148 millesimi. Tanto davanti Senna supera Verne. Sì, dopo che Verne lo ha bloccato per mezzo giro, stavo guardando loro. Sono ancora appaiati. vediamo se Sato si trova i tappi. Sì, è già prova di gara tra Senna e Verne. 47 millesimi. Ricordiamo che Sato non ha le flash, quindi... Dov'è Takuma? Che prova di forza in confronti di Bruno Lalli. No. E qui lo ostacoleranno sicuro. Ostacolano, non va, Takuma Sato, incredibile. Il manager potrebbe fare direttamente reclamo. Ancora lo ostacola. Cerca il sorpasso. E lo tocca. No. Rischia. Tanto Montoya supera Ricciardo dopo il terzo giro cronometrato. Poi siamo finendo sul penale, lo so fare dire. Ma cos'è, Ricciardo è il limite che devono superare i piloti? Cos'è il 107%? Sì. Tanto chiude il giro decimo strano. Dietro pure ad Alonso con le dure. Sì, ma è stato rallentato per ha perso un secondo più solo là. Intanto Ricciardo fa il suo dovere mettendosi davanti a Jarno Trulli e non facendogli fare il tempo. Intanto esce Hülkenberg per fare il tempo che non ha fatto prima. Ricciardo fa un po' la pista al contrario, mette davanti e non si ferma, però sorride almeno. Intanto piloti senza contempo sono Nico Hülkenberg, Pastor Maldonado, Romain Grosjean, Rubens Barrichello e Felipe Massa. Massa è uscito? Sì, è uscito. Tutti fuori. È uscito mentre dicevo che non aveva fatto il tempo. Maldonado ventesimo intanto. E mancano 4 minuti, quindi. Non è Massa che è un secondo e tre al secondo settore con le dure. Potrebbe piazzarsi
intorno al 12esimo-13esimo? Vicino a Chando. Se posso permettermi un commento al manager della Tacton GP, credo si chiami la macchina. La targa. Team. Ah, targa, ecco. Sponsorizzata dalla Tag Donner, che è macchina da gay. Quindi chiude il giro Felipe Massa. Tanto davanti c'è Button che ha le stesse gomme, ma sta girando lentissimo. Tanto Rubens va in 14esima posizione, niente male. Supera Chando. Tanto invece è Vettel anche. Mancano 3 minuti e 26. Stato rientra in box soddisfatto del tempo, si vede. Si dice Sato, non Sato. Arigato. Bene. Esatto, giapponese. Scusa. Infatti si dice anche Kobayashi. Ah, Barrichello? No, non è giapponese. Cosa chiedono? Quindi, Bruno Senna... Stato Nico Hulkenberg, vediamo se finalmente riuscirà a fare un giro. Hulkenberg è posizione... 24esimo. Sta lì. Un secondo al primo settore. Sì, è anche pista libera, diciamo. Gli unici a non aver fatto segnare un tempo per adesso sono Hulkenberg e Grosjean. Tutti gli altri hanno fatto almeno un tempo. E forse fu anche. Maldonado supera Alesi intanto, 20esimo. E certo, 19esimo. Progressi. Ma finisci. Quelle dure, eh. Due secondi al secondo settore per Hulkenberg. Due secondi e due invece per Grosjean. Grosjean però con le flash, Hulkenberg con le fire. Quindi con le gomme che stanno a metà. Medie, diciamo. Esatto, tra le morbide e le dure. Ecco. Esatto. E Hulkenberg intanto sta per finire il giro alle ultime curve. Montoya supera il canadese, 17esimo. Button migliora, supera Barrichello. Andiamo, sì. Hulkenberg 18esimo. Beh, ma migliorerà sicuramente il prossimo giro. Montoya non capisco come faccia stare così in basso, sinceramente. Ma anche Maldonado, eh. Ma anche Grosjean, sì. Grosjean con il flash, Tutti quelli col telaio Red Bull sono in fondo, a parte Verni. Verni si vede che ha feeling con la macchina, riesce a sfruttarla al massimo. Vediamo se sta migliorando qualcuno, sì. No, tutti adesso hanno un tempo. Chiude la classifica Rubens Barrichello su Cosmo GP. Prima di lui Jenson Button e Jean Alesi. Davanti sempre Bruno Senna, che adesso sta lottando con Vettel. Bruno Senna si mette piloti inferiori a lui a lottare. Montare il grandissimo motore di Vettel con 100 cavalli in meno. Sì, esatto. Vedere tutti i suoi cavalli. Credo che adesso i primi comunque abbiano imbarcato benzina, perché quando vanno a fare qualsiasi tempo prendono almeno un secondo e secondo e 8 al giro. Diciamo adesso, che... ad esempio Bruno Senna sta finendo il giro e ha chiuso con 3 secondi a 8 di ritardo al suo tempo, quindi sì, è normale, l'ultima prova di gara, quindi possiamo considerare finite le qualifiche praticamente, anche perché vabbè, a parte quelli nelle retrovie che hanno fatto Montoya 19esimo addirittura adesso, Hulkenberg 16esimo posizione, Massa 14esimo, Hamilton 12esimo. Il primo a prendere la bandiera è Marco Webber. Che secondo? Chiude quindi con 1.32.995. Hulkenberg ha preso bandiera? No. Hulkenberg no. Marco Webber con l'Estrella Galizia. Secondo. A soli 3 decimi da Bruno Senna. Squadra che l'anno scorso, dopo le prime 3 gare, era la favorita per vincere il campionato con Kubica. Sì, esatto. Poi esatto, Maldonado stavolta ha avuto un calo nelle ultime gare che l'ha fatto scivolare indietro. Se non si affidano a mister partenza veloce Webber. Tanto Hulkenberg sta migliorando, dovrebbe finire intorno a 12esima-13esima posizione.
Ma cazzo è scappato quel cretino? Ma Raikkonen e Hamilton, credo. Ora vediamo. Arriva l'ultima curva. Un po' più largo degli altri. Uscita un po'. Esatto. E non migliora. Ha perso tutto nell'ultimo settore. User entered your channel. E tocca a Massa. E tocca a Massa. No, sono morto. Bene, quindi ricapitoliamo la classifica. Ricapitolando la classifica, abbiamo prima pole stagionale per Bruno Senna Lalli, così facciamo contenti sia chi lo chiama Senna sia chi lo chiama Lalli, seguito da Mark Webber a 3 decimi, Mika Häkkinen, Jean-Éric Vergne, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Jarno Trulli, Kamiko Yashi, Fernando Alonso, Takuma Sato, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Felipe Massa, Karun Chandhok, Nico Hülkenberg, Robert Kubica, Romain Grosjean, Juan Pablo Montoya, il canadese, Pastor Maldonado, Daniel Ricciardo, Jean Alesi, Jenson Button e, per chiudere la griglia, Rubens Barrichello. Che ne pensa di Barrichello, suo ex pilota? Ah, Barrichello, penso... ex, penso. O era benedetto da me, a parte che Barrichello, diciamo, è entrato in un tunnel di, non so se di droga o qualcosa del genere, che ha portato le sue prestazioni a calare anno dopo anno dopo anno. E penso che l'anno prossimo partirà un circuito indietro, perché peggioranno dopo, forse la vecchiaia, possibile? La nonna che non lo guarda più, possibile anche quella. Il fatto che Barrichello... Diciamo che comunque il mezzo è simile a quello di Ricciardo e sappiamo... E quindi meriti a Ricciardo per avergli dato un secondo e mezzo con le gomme più dure. Oh, quindi. Finalmente dei meriti all'australiano. E da notare che Ricciardo ha pure un vuoto e non un V10, quindi ancora altri meriti in più. Detto Barrichello, l'unica soddisfazione di partire ultimo è che se ne passa uno non possono sorpassare un 2, perché se ne passa uno... Quindi intanto, se posso permettermi, durante gli ultimi minuti di qualifica, ho lanciato una specie di sondaggio tra i visitatori, esatto, quale fosse la macchina più bella secondo loro, e adesso non trovo le risposte. No. Face the Fear, ovvero credo sia Mario Mazzo, ha risposto forse l'Acmo GP. Invece Dio Wolf Kamui ha risposto la Megusta. Mentre Fucking Bullshit, che credo sia Francesco Fiore, ha risposto alla mia. Sì, modesto. Sì, mi gusta anche meriti a Trulli, che non ha il top, la vettura al top, però intanto è tra i primi 10. Si vede che diciamo che Trulli ha trovato le motivazioni giuste davanti a lui per andare più veloce. Sì. Intanto... è Thomas. Intanto per Ricca, no, fucking bullshit, no, okay, non lo so, comunque qualcuno ha scritto, ripeto che per me le cartelle cliniche del dottor Vincenzi dovrebbe essere una rubrica settimanale. potremmo, tipo la prossima sarà di Barrichello, immagino. Quindi Rick, adesso preparati questa rubrica che è abbastanza apprezzata da pubblico. Bene. intanto Kobayashi è davanti a Hülkenberg, questo per Dio che si lamenta. La cara di Ricciardo mi piace parecchio. Beh. Intanto ci viene richiesto da quel porco di Mario, non si dice. Hashtag Melbourne PD, inquadrate i maxi schermo. Ecco, come al solito. Allora aspettate. Vuoi fare la domanda? Non basta la Megusta? Non basta non bordare la Megusta? Devo cercare... Sì, in effetti warm up abbastanza... Pubblicità ce l'abbiamo, signora? No, vabbè, oggi c'è sciopero.
C'è sciopero dell'aria. Giusto. Giusto, giusto. C'è uno stacchetto musicale, beh, Marco. Ta-da-da-da. Intanto sto inquadrando per la gioia di Mario, sto inquadrando Maxi schermo. Manco un minuto 50, quindi. Sì, ciò che possiamo osservare da questa inquadratura è il panorama che c'è su Melbourne. Chiedono di zoomare. Non so se riescono, non riesco, quindi si attacca. No, non leggo cosa ha scritto dopo perché è abbastanza schifoso. Diciamo che per fare capire, l'uomo che l'ha scritto è intento a trastullarsi. No, che poi invece che caricarlo su YouTube lo fece un'altra parte. Comunque, mantenendo una certa serietà e dignità in questo commento, manco un minuto alla fine del warm up. Siamo in 14 a vedere questa diretta, quindi grazie. Grazie. Bene, sto inquadrando Weber che è sotto 7 decimi. Sì, stanno un po' comando la pista. Madonna, sono un coglione. Stavo per dire. Sì, anch'io sto guardando Weber. Quando in realtà ero sul. Sulla diretta. Sì, sull'altro schermo ausiliario, intendevo dire. Esattamente, scusate. Tanto, il manager di Hulkenberg non ha detto qualcosa riguardo il suo genio? Sì, adesso solo guardando lo schermo si deve consolare. Anche durante le qualifiche, mentre Hulkenberg non faceva il tempo, ha scritto. Ma che. Fa? era, come si può capire, un intercalare abbastanza offensivo nei confronti del suo pilota. Tanto commenta anche in questo momento dicendo sta bestiando ma non usa l'hashtag PD. Giusto. Bene, direi che possiamo andare a gara. Warm up è concluso, quindi andiamo sempre più lo spirito della scuola della quarta stagione del Formula 1 Manager. Sono qui su Force, prossimamente anche sulla Formula E a quanto pare. Sì, però non sarà sponsorizzata da noi perché quelle macchine non sono nel nostro forte. Mettiamoci d'accordo, chi è che fomenta la partenza qua? Me. Insieme, fortunatamente. Sì. In coro. Io... Io 3, 2, 1. Io faccio i conti che Weber rimane fermo, quindi. Ah beh, Weber è... Invece Vettel farà una partenza all'Andrea, dato la stessa macchina, però con il migliore suo padrone magari. E col muro a sinistra intanto i semafori. È 4, tutto pronto, 5. Via. Via. E parte bene un Weber incredibile. Parte bene anche Nico Rosberg, grande, voglio dire... Bruno Senna. Bruno Senna passa indenne, la prima curva web. Weber perfetto. Sì. Tre posizioni in un colpo. E Senna se ne va. Senna ha già preso un secondo. Senna sei. Sì. Senna un secondo e serve culo. Intanto l'attacco di Kamui Kobayashi che passa tre persone in una curva. Sì, c'è un po' di. Ma Weber però risponde a spallate. Ma Vettel e Verne hanno tagliato palesemente la curva per sorpassare. Vabbè. Rosberg su Vettel. Attenzione, mentre Bruno Senna ha già dato un giro a tutti quanti. Bruno Senna c'è già 3 secondi. Sì. Chiedo perdono e faccio una domanda io, ma non partiva terzo? Sì. Quindi, è settimo. Avrà seguito un. Intanto Massa ha superato Alonso, attenzione. Sì, Alonso dalle Fritz. E Hakkinen passa a Webber. L'ultimo abbiamo Ricciardo che non si trovava su agio in terz'ultima posizione. Bruno Senna che ha guadagnato 3 secondi e 6 in 2 settori. Verni che è già nella terra di nessuno perché ha 3 secondi da Senna, come vi ho detto, un secondo e 2 da Rosberg. Rosberg si è un po' staccato da Vettel che sta in seguito. Tanto attenzione a Kobayashi che tenta l'attacco su Vettel, staccato, lo passa. Ed è quarto, incredibile. Abbastanza facilmente, giapponese. Più che altro Kobayashi che sembrava deludere nelle qualifiche, adesso ha attaccato un signor campione del mondo. Attenzione Alonso e Massa che si ostacolano. Massa qualche secondo è sospeso, si vede. Alonso ti butta! No. Signor arbitro. E dietro arriva Hamilton. Si sa che sono. Si trovano molto bene Hamilton e Massa insieme. Sì.
sta per succedere qualcosa dietro. Tanto davanti Kobayashi addirittura riprende. Kobayashi è un fire, direi. Tanto dopo l'ultimo giro, l'ultimo è Daniel Ricciardo. Comunque Senna sono 4 secondi e mezzo di vantaggio. Tanto sono su Kobayashi che vuole superare assolutamente Rosberg. È diventato un maggio lì, è diventato Kobayashi con le fire, quindi neanche con, le, con la mano. Comunque, comunque anche Rosberg sta facendo il suo, perché la, la sua macchina sta in mezzo a tutti i 6-5-5-5, quindi bravo. E è solo il motore che spinge Rosberg, il motore in questa pista qua non serve proprio, l'elemento fondamentale. Il, il primo dei normali dopo Rosberg è Trulli. Anche Trulli con le flash, tra l'altro. Sì. Qui potrebbe cercare l'attacco comunque Kobayashi all'interno. Sì. E ci prova. Ce la fa. E taglia. La resiste Rosberg. Ha tagliato. Ha tagliato per l'esempio. All'esterno. Tanto sento Rosicchi nelle parole del suo manager. Ha tagliato. Tanto Alonso supera Trulli. Hakkinen attacco di Sato su porta di casa. Mark Webber guadagna la settima posizione. Takuma Sato. Tra l'altro in ottima posizione. Massa che ha perso il mondo in un giro per colpa di Hamilton. Si ha visto Hamilton e ha detto scemo. Hülkenberg segue Massa in tredicesima posizione. Tanto giro veloce di Senna 1.37.872. 6 secondi su Senna, gliene ha preso 1-1 solo in questo giro. Attenzione, Vettel che chiude la porta e non vuole far passare Hakkinen. Vettel che l'ha perso. Gli ha chiuso la prima curva per non farlo passare, non è stata una bella mossa da parte sua. E anche adesso protegge l'interno. Sato. Sato sta risalendo posizioni, Sato che poteva essere uno dei favoriti, ma fin qui abbastanza deluso. Si trova in sesta posizione adesso. Sato. Vabbè, diciamo che partiva decimo, quindi. Ricca, ci hanno detto dai, dai commenti, Cote non si sente. Ecco, c'è sui Cote ritorno, attenzione. Allora che taglia cose. Ecco. Kobayashi taglia anche il debito pubblico. Kobayashi taglia cose. Certo, adesso c'è lotta tra Hamilton e Alonso. Persone dal carattere facile. User left your channel. User joined your channel. Cos'è pazzo? Non mi sembra scelto. Hülkenberg. Ah! Hamilton taglia la, la chicane senza motivo, non aveva nessuno all'esterno né all'interno, però lui taglia. Gli andava. Oh! Alonso passa Hakkinen. Alonso su Hakkinen. E arriva pure Massa dietro con Hülkenberg. E c'è pure Raikkonen e si infila pure lui, e dietro c'è Chandok con le dure che pilota Chandok. Kobayashi alla caccia di Verde, che ha recuperato un sacco. Solo un mezzo secondo tra il giapponese e suggerisco il francese. Al manager, suggerisco al manager di Massa di portarlo dallo psicologo, perché sto subendo tanti di quei sorpassi. Ci sarà una cartella clinica anche per lui allora. Tanto Sato ha recuperato 2 secondi. Intanto ancora più importante è Kobayashi arrivato su terra. Quello che ho detto io, sì, infatti. Intanto se dopo mi aggiornate sul volume di Stefano. Ho un nome. Grazie. Quindi telespettatori, hashtag Melbourne PD, aggiornateci sul volume, grazie. Io invece mi vedrei un onboard di Kobayashi. C'è Jean-Éric Vergne. È anche difficile da pronunciare, perché no, Jean-Éric. Sarà un scelto. Tanto salto su Vettel e lo supera. E ora va a prendere Rosberg. Alonso anche su Webber per l'ottava posizione, guadagna la posizione sul pilota di campo. Vediamo Rosberg. Alonso mi ricordo un po' le immagini con le flash, attacca Sebastian Vettel. E passa all'esterno, tagliando palesemente la curva, taglia palesemente anche Vettel, quindi adesso sono pari. E il motore, e qui si vede il motore. Infatti. Il motore. E arriva pure il V12 di Alonso. E li supera entra. Sborone. Alonso non gli frega niente di nessuno, mi passa. Alonso mi ricorda un po' quelle immagini che mandiamo da adesso, del tipo la struttura delle gomme di Alonso non gli permetterebbe di andare veloce, ma lui se ne frega, va veloce comunque. Senta, pure Hamilton che in qualifica è indietrissimo, ora sta recuperando. Ma Alonso pazzesco, Alonso non dovrebbe fare soste, sì che Senna ha già un continente di vantaggio, però
Alla fine lui deve fare la gara su Vergne o Sato, però Sato è un secondo avanti, quindi... Kobayashi è comunque, dopo essere arrivato a ridosso di... Non sta essendo l'influenza sulla macchina, gli aerodinamici disturbati, non riesce a passarlo. No, però era vicino, secondo me la prossima curva ci prova. Anche se perde un po' l'accelerazione, anche se in scia. Motore è lo stesso, sviluppi siamo alla pari, quindi qua conta solo il pilota. E si vede. Niente, si è fermato. Intanto Alonso ha preso Sato, che forse è in crisi di identità, un po' come Senna davanti. Mi sembra che Senna non sta più guadagnando su Vergne. Sì, sono un secondo uno, tra virgolette. Anzi, sta perdendo adesso. Senna si è ricordato di essere Senna. Beh, ricordiamo che le flash fanno solo 7 giri, quindi per fare due soste devono tirarle di più come vita, quindi c'è caso che qualche giro lo facciano più lento. Stessa cosa pure le Fire. Grosjean con le flash guadagna la 15ª posizione su Valtteri Bottas. E tanto lotta tra Hülkenberg, Webber, Hamilton passa Webber, sì. E Häkkinen per la 10ª posizione. Hamilton con le flash che è abbastanza indietro comunque. Vabbè, a 4-2 se la gioca con... Tanto Sato ripassa Alonso, non la sono perso. Vediamo replay. Che stanno andando alla caccia di Rosberg. Quando la caccia di Rosberg i due. Cosa che forse sta facendo riposare le gomme, appunto, per tirare la sosta più lungo. Sì. Dovrebbero fermarsi intorno al 19º-18º giro. Tra l'altro Alonso le frizze, Rosberg le flash, sono uno dietro l'altro. Pazzesco Alonso lo sta facendo. Hülkenberg intanto negli scarichi di trulli. Alonso comunque giro record, 1.36.852. Sì, di grande prestazione del Murciano? Andalusiano? Asturiano. Intanto Hülkenberg supera trulli, quindi secondo me iniziano ad esserci problemi per le flash. Sì, stanno iniziando a rallentare tutti quanti. Anche Rosberg adesso in lotta con Sato. L'unico Sato non sembra avere problemi è Bruno Senna, punto. Però anche Senna non guadagna più. Sì, ma comunque 9 secondi e 5, quindi... Rosberg su Alonso risponde. Che non se l'aveva passato. Lotta tra questi due per la 5ª posizione, mentre è stato passa saluto e se ne va. Kobayashi c'è ancora dietro ad osservare la macchina di Vergne. Si vede che gli piace. Intanto ci dicono che il volume di Stefano Cortese va benissimo. Mentre mi è arrivato un messaggio nel mio smartphone. Ai box Blue Lion si studia la strategia. Attenzione, è stato lungo. Stato sì. Lungo. E perde. Ha perso mezzo secondo lì. Sì. Non so se qualcuno vuole ricapitolare la classifica, perché c'è stata un po' di confusione in questi primi 6 giri. Diciamo i primi 10 che sono Bruno Senna con 10 secondi di vantaggio su Jean-Éric Vergne, porco cane. Seguito da Kamui Kobayashi, Takuma Satoi, due giapponesi, terzo e quarto. Nico Rosberg, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Nico Hülkenberg, Jarno Trulli e Lewis Hamilton a chiudere i primi 10. Mentre ci fanno notare che non abbiamo mai inquadrato il sommo culo, ovvero credo sia la mia gusta. Jarno Trulli che in questo momento è in nona posizione in lotta con Lewis Hamilton. Entrambi dotati di gomme flash, quindi alla fine della loro vita, della vita delle gomme ovviamente, non della vita del pilota. Spero. Attenzione che Hamilton è vicino qui. Hamilton sembra l'unico che riesce ancora a fare... Usare bene il flash. Sì. Non si butta con la gomma. Dovrebbe perdere un po'. Häkkinen è 12esimo dopo una qualifica
buona, anzi ottima, è caduto un tunnel di depressione, forse non gli piace il colore della macchina. Sai, fatto che è dodicesimo, se la gioca con Raikkonen, anche Raikkonen comunque abbastanza indietro per i suoi standard. Diciamo che per Raikkonen e Hamilton c'è la scusante della vettura che non è all'altezza del pilota. Non è all'altezza, esatto. Ancora Rosberg riesce a tenere dietro Alonso, anche se in ottica gara è inutile, perché tanto comunque Sato sta andando a prendere Kobayashi e Vergne. Sì. È staccato, sì, da Rosberg. Ricordiamo che davanti c'è un uomo solo al comando. Attenzione Kubica, 25esimo fermo alla... Anche il 24esimo è fermo. Macchina, aspetta, ma che... Ah, oddio! È senza ruota. E c'è Ricciardo rotto. Ricciardo con motore rotto. Vediamo il replay. Anche Massa. Ah, Kubica stava per girarsi e Ricciardo l'ha preso in pieno. Però anche Massa il motore ha rotto l'aia. Clamoroso. Massa è stato tamponato. Da chi? Da Button. Quindi nelle retrovie regolamenti di conti. Ma cosa ha fatto Ricciardo? Oddio, guarda Button. Guarda Button su. È morto. È Massa dopo il bullone, penso che abbia visto tutto invece. Regolamenti di conti nelle retrovie. E quindi si libera Massa, che con le dure poteva andare a punti tranquillamente. Intanto Alonso passa Rosberg. Si ritira. Ha ripreso Rosberg e Hülkenberg anche, quindi Rosberg in crisi di gomme, direi. Anche perché il manager Alessandro Tomello continua a mandare email alla regia con un'immagine, con una ricerca Google, con scritto How to make drugs. Con un commento ancora, strategia in vista dei pit stop dei piloti flash. Intanto penso che abbiano chiamato la sosta, o sbaglio? Perché sto giro stanno perdendo troppo. Sì, decisamente. Non hanno chiamato la sosta, non la vedo la sosta chiamata. Io neanche. Però Rosberg, Trulli e tutti quanti sono tutti in crisi. A parte Häkkinen che supera. Häkkinen è l'unico, ecco, appunto, che riesce un po' a combattere almeno. Sì, ma dovrebbero tutti quanti rientrare comunque. Oh, Sato su Kobayashi, sotto suo connazionale del Sol Levante, guadagna la terza posizione. Lotta calda, sfida calda tra i due giappo. Sato dice, tu non attacchi Vergne, ci penso io. Vediamo se ci riprova Kobayashi che è rimasto dietro Vergne per 6-7 giri. E intanto il primo a chiamare ufficialmente la sosta in box è Bruno Senna dalla prima posizione con 10 secondi di vantaggio su Vergne. E 16 secondi su Alonso, quindi in teoria dovrebbe uscire dietro di 4-5 secondi. Chiama la sosta anche Nico Rosberg, chiama la sosta anche Jarno Trulli, Lewis Hamilton. Sì, tutti quanti insomma. Non la chiama ancora Grosjean, no, la chiama adesso Grosjean. Häkkinen anche. Tanto Sato è pronto per superare. Quindi diciamo due soste per le flash. Sì, dopo penso che tireranno di più per i prossimi giri. Vediamo qui se ci prova Sato. Sato su Vergne. E lo passa. Agilmente. Intanto in questo giro finora Senna ha perso 2 secondi. Quindi anche no. Forse potevano pensarci prima, anche di più di 2 secondi, sta scendendo tantissimo. Era 11 all'inizio del giro, adesso è 7. Sì. Attenzione. Potevano forse pensarci un giro prima. Pirelli style, il crollo delle gomme. Anche perché Rosberg è ottavo. Nono adesso Rosberg, che era il secondo con le flash. Un degrado importante. Degrado? Sì. Anche Lewis Hamilton, che era decimo fino a qualche giro fa, adesso è 16. Grosjean, che è mischino. Vediamo se è nei box. Vediamo quanto tempo Scusami, ma Häkkinen non era in mezzo al gruppo, è 22esimo, è l'ultimo di piloti in gara. Aia, aveva fatto incidente Häkkinen allora. Eh sì, sicuramente. Oh, le cose. Senna riparte. 3 secondi e 5.
riparte. C'è un treno per entrare in box perché si fermano tanto e ostacolano i piloti che non rientrano. Attenzione che arriva Webber. Vediamo la prima curva. E gli taglia la strada, però sta davanti Webber. Tanto Rosberg è tulle box. Anche Hamilton adesso rientra. Mi vanno molto in fondo la griglia e i piloti con i flash. Ma sta ghiacciando. Tutti fra... guarda Hamilton, non sei freelance questo. Chi? Mica Hakkinen. Senna è rientrato. È settimo Senna. Settimo. È l'unico. Anzi, no. Ottavo. È l'unico che, diciamo, con questa strategia può ancora competere. Sì, perché Rosberg diciottesimo. In questo momento possiamo ricapitolare la classifica dopo la sosta dei piloti flash. Abbiamo Takuma stato in testa con un secondo scarso di vantaggio su Jean-Éric Vergne, seguito da Kamui Kobayashi. Fernando Alonso il primo con le freeze, i primi tre invece hanno le fire, le medie. Poi Hülkenberg, Vettel, Webber, Senna, Bottas e Kimi Raikkonen. I primi 10. Sì, Montoya che senza motivo continua a tagliare ogni giro sistematicamente la chicane. Sì, secondo me... Io lo squalificherei. Comunque. E fa il sorpasso su Button da lontanissimo e lo supera. Sto malato. Juan Pablo. E ora va alla caccia di Pastor. Ricordiamo che fra due o tre giri inizieranno a fermarsi anche quelli con le fire. Mi sarà un altro bel rispetto. Attenzione che Senna su Webber. Qui non lo supera, ci proverà nella curva dopo, credo. Sì. Perché comunque di motore ne ha di più, sì. Quindi... vediamo. Infatti con la scia anche. DRS e Kers. Non ce la fa. No. Forse qua Senna sta evidenziando le sue lacune. Anche perché se vuole mettersi in pari con le soste bisogna che guadagni in pista sti 12 secondi, quindi... Eh sì. Alonso soprattutto. Che è quarto. Che sarà anche per quinto intanto tutto questo. Non se ne sembra non farcela. Non riesce a passare, no? No. Tanto vediamo Montoya. Montoya... in dodicesima posizione. Osservo. Lotta tra Hülkenberg e Alonso. Tanto. È stato sempre primo con Kobayashi, sempre ancora infatuato del posteriore di Vergne. Continua a stargli dietro. Il canadese. Intanto Senna. E Senna ha superato Webber invece. Senna ha superato Webber. Senna sì, Senna ha superato. Sì, ha superato dopo rettilineo in frenata. Ora pista libera. Ed è 11 secondi. Ha recuperato già in questo giro. Deve fare il giro record adesso. Sì. Per forza. Anche perché ha 5 secondi per prendere Vettel, quindi mi... Il distacco tra i primi tre continua a essere più o meno quello, però Sato con un secondo su Vergne e Vergne con mezzo secondo su Kobayashi. Anche se è possibile che se tutti i fire rientrano insieme ci sarà più traffico e box. Traffico e box, sì, esatto. A parte Sato che si è un po' staccato, per esempio c'è Vergne e Kobayashi. Tanto giro record di Hamilton, ora di Grosjean. Di Grosjean. Che gomme? Flash. Ecco. Flascio! Però sono lontanissimo. Rosberg invece non recupera su Chandler. Non sembra voler recuperare. No, 36 secondi dal primo. Sembra che questo treno di gomme per Rosberg non vada bene. Non riesce a recuperare. Diciamo che su questa pista non ci sono molte curve dove le gomme sono importanti. Comunque Kobayashi su Vergne. Forse ha deciso di superare adesso che siamo vicini alla sosta. E questo aiuta Alonso a recuperare. Dietro. E si toglie dalla scia però, non capisco questa sua mossa. Si vede che in Giappone è disonorevole. Tanto Alonso a 3 secondi da Sato ha recuperato un secondo in sto giro. Sì,
quindi forse inizio il calo anche per le Fire. Tanto Bruno Senna gira record 7 secondi, ha recuperato 5 secondi quasi. Attenzione, Verni fuori e lo supera. E lo supera Alonso, è andato dritto. È andato dritto. Qui si vede la qualità dei piloti. Tanto Senna ha già preso Vettel e lo supera già qui. Intanto qua stanno parlando di eventi su lunedì, martedì, su perché penso che dopo le colluttazioni avvenute in pista i manager si devono trovare per un regolamento dei conti, penso sia questa la questione. Tanto Senna in tre curve sta già riprendendo Hulkenberg. Fernando Alonso su Kobayashi, adesso mi sa che è arrivato il momento in cui ovviamente ha completato il sorpasso, mi sa che è arrivato il momento in cui la Freeze guadagna lo sorpasso. E si toccano. Alonso leggermente aggressivo in questa gara. No, è stato Kobayashi. E Kobayashi che si è buttato come sua fama. Tanto Senna supera Hulkenberg, ormai è già a ridosso dei primi. Sì. Tanto Sato chiama la sosta. Sato chiama la sosta, il più intelligente tra i primi. Sì, anche Hulkenberg, anche Vettel. Anche Vettel. Anche Webber. Dico Hulkenberg, anche Sebastian Vettel. E anche Mark Webber, sì. Raikkonen, il canadese, no. È ancora dritto Vergne nella stessa curva, si fa superare anche da Senna. Forse un abitué ormai, si diverte a farla così. Vergne ha finito. Forse problemi ai freni. Ho le gomme in testa. Tanto ancora giro record di Hamilton. È abbastanza addormentato, Generic. Ho chiamato la sosta tutto questo. Tutti quelli con le Fire, tranne... Non si sa per quale motivo. Alonso ha preso Sato. Quindi tranne Kobayashi, anche Kobayashi vuole rientrare. Quindi Alonso potrebbe prendere la testa senza la sosta. E ci prova già qui. Attenzione Alonso. Taglia, passa in testa. Alonso mentre Sato ha tolto la sosta. Sì, perché si andava. Forse cambi di... tutti quanti hanno tolto la sosta. Tutti quanti. Cos'è? Cambio di strategia. Quindi si prevede pioggia. Più di lacrime forse. Vogliono rimanere fuori più possibile in casa dello scroscio. No, lo scroscio si dice solo qua a Palermo. Non rientra Sato. Prosegue Kobayashi. Viene bloccato Bruno Senna. Rientra Sato ai box. Quindi rientra anche Generic Verni. E Button si superano tutti quanti con le Freeze invece. Rientra, ovvio. Rientra Hulkenberg. Rientra. Non rientra. Poi. Attenzione Bruno Senna. Qui è la staccata. E va dentro. Entra Webber. Webber sì, Maldonado. Senna ha guadagnato la seconda posizione. Adesso si butta, si getta. Sei freddo. Hai assalto. Sato per uscire. Blocca Verni. Verni perderà ancora tempo. Anche Hulkenberg perde tempo. Perché Webber ritaglia la strada. Nico, adesso anche Raikkonen. È risalito in qualche posizione. Adesso undicesimo. Esatto. Arriva Trulli. Si butta all'interno. Si è capito? Oddio. Oddio, Hamilton. Hamilton ha preso Hulkenberg che si è girato. Ha tagliato la strada abbastanza in modo abbastanza goffo. Ecco. Non per un che illegale. Barrichello intanto con la grande tattica non rientra ed ottavo. Anzi nono. Sta per essere superato da Chandok. Incredibile, lo supera qui. Che pilota, che Chandok è nono. E nono Chandok non si fermerà più. Non sprecare i tipi davanti intanto. Tanto Sato. Barrichello chiama la sosta in questo giro. Come anche l'ho visto qualcuno. Mi sa Maldonado. Barrichello cosa fa? Eri mio. Ha chiamato la sosta. Barrichello caute. Anche Kobayashi. Tutti quelli con la ferra chiamano la sosta ma la tolgono al secondo settore. Intanto Button su Bottas. Mi stavo componendo con i nomi. Button passa, adesso quelli con le Fire guadagnano molto di più rispetto a chi ha le Fire. Quelli con le Fire Maldonado. Guadagnano rispetto a chi ha le Fire. Oh, Rosberg passa Barrichello che è fermo, praticamente adesso, fermo. Adesso vedremo sul traguardo quanto
a quanto è Sato in 10 giri, cosa potrà fare? E si ferma Kobayashi, si ferma Bottas, si fermano tutti quelli che non si erano fermati con le Fire, anche hanno perso molto. Comunque penso e che anche Barichello. Tanto il canadese quarto, Button terzo con le dure e Chandok sesto. Incredibile. Evita il giro record. Resta il rammarico quindi per chi tre... mi sono ancora. Resta quindi il rammarico tra i tre ritirati per chi aveva le Freeze, ovvero Felipe Massa e Daniel Ricciardo. Direi che il canadese è quarto. Sì, comunque Senna sta prendendo Alonso. Ha recuperato 2 secondi il giro scorso, adesso non ha già recuperato 1,5 in due settori, sì. 1,9 ora. Quindi adesso probabilmente anche le Freeze iniziano a soffrire, però ricordiamo che le Flash dovranno fare un'altra sosta, sì. Però comunque quando uscirà girerà in media 2 secondi più veloce, quindi... Esatto. Una gara ancora aperta comunque, 16° giro su 26. Tanto ci mandano ancora delle email. Sempre Alessandro Tomello con una ricerca di Google con scritto auto kill Fernando Alonso. Tanto Sato sta prendendo il canadese e gli ha già recuperato 5 secondi. Ricca, ci chiedono dai commenti se è possibile far vedere il gruppone terzo, quarto, quinto, sesto per capire le posizioni. Ma il fatto è che un gruppone non c'è più adesso. Tutto un po' scremato adesso. Vabbè, ricapitolando la classifica, facciamo così, ricapitolo la classifica. Senna, attenzione. Senna l'ha preso. Sì. Deve cercare di passarla e guadagnare per uscire almeno dai box con un ritardo accettabile. Visto che si fermerà al settimo quando mancheranno 7 giri, credo. Però non può provarci qui perché qui non si passa. Alonso fa spalle larghe alla ultima. Alonso è un pilota difficile da passare comunque. Vediamo qui il motore, piena botta qua. Senna che primo. Senna ha dimostrato già difficoltà a passare appunto Hulkenberg. Vediamo Alonso se la prende più facile. E fa bello, sta tagliando ovviamente. Ho qui o niente, ma infatti ho niente. Niente. Alonso resiste. Buonasera. Ecco. Buonasera. Entro buonasera. Immediatamente. Bruno Senna. Incredibile. Se passa in testa, prima posizione per Bruno Senna. Quindi adesso possiamo ricapitolare. Sì. Ricapitoliamo tutte e 22. I piloti in gara sono 22, sì. Abbiamo Bruno Senna in testa, seguito da Fernando Alonso, Jenson Button, Jacques Villeneuve. Buonasera. Caron Chandok, Nico Rosberg, Kamui Kobayashi. Quando sta quel coso di Hamilton? Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton undicesimo, Jarno Trulli dodicesimo, Sebastian Vettel, Webber, Bottas, Grosjean, Häkkinen diciassettesimo, Raikkonen diciottesimo, Maldonado diciannovesimo, non l'ho capito perché si è scambiato la posizione un attimo con Montoya che è ventesimo, poi il paracarro Barrichello ventunesimo e Giovinazzi ventiduesimo. Quando sta Hamilton? Ricordiamo che le Flash. Ricordiamo che le Flash dovranno fare un'altra sosta, quindi. Potete darmi il DP? E c'è scritto sotto. Non c'era. Sì, vabbè. 87. Sì. 1. Sì. 41 180. Occhio a Chandok su Rosberg. No, ma se è Rosberg su Chandok. No, Chandok su... Quindi forse le flash sono in crisi ora. Ma di nuovo. Perché tu stai... Vediamo. Non c'ho la pista, bene. Ok, sì. E allora guarderò la diretta in maniera... No, Rosberg se ne va. Cerca di andare. Arriva Kobayashi dietro. Che guarderà? No, ci prova a passarlo, si butta. E lo supera. E supera Karun. Ragazzi, posso far sentire un audio che ha mandato il manager di Bruno Senna, intanto? Ecco, volevo sentirlo anch'io, ma... Ecco, lo mando subito. Bruno Lalli! Bruno Senna! La tortina! Diciamo che è stato mandato durante il sorpasso a Fernando Alonso, quindi...
esultanza abbastanza contenuta. Vabbè, al muretto Sennator. Comunque direi che user left your channel. Non vorrei dire una cosa che non dovrei dire, però che Alonso ha la vittoria in pugno. Intanto un sorpasso su Caron Chandok, perché Sato deve ancora passare il canadese, quindi intanto devo far notare che è sparito il radar Webber, che è 12esimo adesso. Oddio, ma come, esatto, è lì? Esatto. Arrivano tutti in fila dal 13esimo in poi. Attenzione, chi ha le flash ha chiamato la sosta, eh? Eh già. Sì, tranne Senna. Tranne Senna, sì. Senna perché ha guadagnato 8 decimi anche in questo giro, quindi proverà. In verità ha perso, era un secondo. Ora ha perso, sì. Ora nel distacco ha perso, il giro precedente aveva guadagnato. Rettifico, Senna ha chiamato la sosta, ma come tutti si è tolta la sosta al secondo settore. No, Rosberg è un po' se passa al secondo settore. Comunque, lotta stato il canadese, lotta tra ex piloti per il stesso team, e lo supera qui. E no, resiste, e lo tiene dietro. Sì, si toglie la sosta al secondo settore tutti quanti, cambia la strategia. E si fa umiliare dal canadese, sono attenzione. No, Senna prosegue. Sì, tutti quanti proseguono. Comunque Chandok ha preso tutto quanto, Chandok che adesso è solo decimo. Dietro il gruppone Montoya passa Maldonado, autore di una gara senza grandi cose da denotare, diciamo. Häkkinen 21esimo, Häkkinen è in depressione. Tanto Alonso ha passato Senna. Qualcuno è rientrato. Ah, Rosberg rientra, grande Nico. Bella strategia, però, volevo dire. Bella strategia. Anche Hamilton rientra. Intanto Chandok torna in... Intanto Alonso è passato in testa, Sì, 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 Alonso... se n'è già andato. 4 secondi di vantaggio su Bruno Senna. Ora bisogna vedere Sato cosa farà. Rosberg intanto rientra 15esimo. Adesso deve solo spingere sulla cella per recuperare. Sì, diciamo che comunque la mia analisi era stata giusta, che questa non era la pista da flash. Sì, visto il degrado e visto anche il guadagno non eccessivo. Esatto. Però forse... vabbè, Senna può farcela finire tra i primi 4. Perché comunque rientra in box e dovrebbe stare davanti a Kobayashi, dovrebbe. Se non ha perso troppo questo giro, perché sto giro ha girato... Sì, per adesso la domanda è se Senna avesse messo le freeze. Probabilmente avrebbe vinto facile. Ma penso anche Sato, sai. Sì. Bruno Senna in box. Salvo casi di amnesie. Esatto. Bruno Senna in box mentre chi aveva le flash prima si è già fermato. No. Ho perso posizione. Häkkinen, non ho parole. No, neanche penso io. Penso sia. Vediamo Kobayashi. Kobayashi con Senna. Il peggiore. Lo passa, credo. No, sì, è passato. Tanto Chandok che deve difendere la nona posizione da ritorno di Webber. Deludente Webber qui, direi. No, secondo me la delusione maggiore di questa gara, come stavo dicendo, è appunto Mika Häkkinen. 22esimo, ultimissimo, dietro anche a Grosjean. Vediamo Sato su Button. Sì, allo stesso tempo, lanciato sulla vittoria. Sulla vittoria, non penso. Senna, non penso possa recuperare così tanto. Salvo esplosioni di motori. Sì, ma no. E passa Sato secondo. Il canadese sta recuperando su Button. Vediamo se negli ultimi giri prova la lotta per il terzo posto. Attenzione, Webber è super cacciando. È decimo Chandok.
Chandok che entra quindi in zona punti. No, sì. Chandok era già in zona punti. Sì, era nono, ora decimo. Deve resistere, deve resistere 4 giri su Bottas che sta recuperando un secondo al giro, ne ha 5 di vantaggio. Se non perde troppo può farcela. Bottas che comunque si porta dietro un treno di 5 vetture, no, 4 vetture. Ovvero sì, lui stesso, Vettel, Raikkonen e Montoya, e anche Alessi sta arrivando di gran carriera. Quindi lo dico in diretta, diteci a fine gara chi per voi è l'MVP della gara, è il preciso della gara, non di NBA come qualcuno mi ha risposto. E quindi scriveteci all'hashtag Melbourne PD per sapere, per farci sapere chi è per voi l'MVP della gara. Intanto Bruno Senna è arrivato su Kobayashi definitivamente, ha solo 2 decimi, 3 decimi. Per te chi è l'MVP della gara? Io vorrei aspettare la fine. Vediamo Senna qui, Kobayashi resiste. Comunque buona gara di Kobayashi. Appunto, intanto passa Raikkonen e Montoya. Stavo adocchiando proprio lui per dire il mio MVP. Vediamo come chiude. Beh, anche Button secondo me comunque. Terzo, chi si aspettava? Sato che guadagna 2 secondi a giro su Fernando Alonso, ne ha però 10 di distacco. Il problema, come vediamo anche da Senna, è superare qui. Sì, esatto. Anche se sei veloce non è facile passare. Anche Rosberg è 16esimo, riesce a superare Raikkonen che è molto meglio di lui. Adesso ci arriva un ricorso per quanto riguarda l'estrattore della Senator, della Brown GP. Penso si riferisca basta. mi sono chiuso in un discorso. Sì, gara che si avvia, prima gara che si avvia il termine. Comunque il miglior risultato di Senna, se non sbaglio, è un quinto posto, quindi potrebbe eguagliare quel risultato oggi. Sì, ma comunque non riesce a sorpassare in questo momento Kamui Kobayashi. Anche no, perché comunque si butta qui. Ecco, l'hai detto. Sì, il canadese comunque non è lontano, è solo 3 secondi, quindi potrebbe fare quarto. Perché ricordo che stanno guadagnando 2 secondi a giro su quelli con le freeze. Sì, considerando che Sato guadagna 1,5 secondi con le fire, lui dovrebbe guadagnare 1 secondo in più, quindi. Ha fatto 36,2 con sorpasso di Kobayashi, mentre 38,6, sì, 2 secondi. No, sì, 2 secondi e 4 ha guadagnato. Sì, sto giro lo prendo. Tanto ditemi. Aspetta, vado a vedere Chando che è ancora decimo. Sì. Quanti secondi ha su Vettel? 7 secondi. 7. Vabbè, dai, diciamo che è salvo. È quasi fatta, può tornare a punti dopo 3 anni. Io invece vorrei fare un punto su Vettel, perché sembrava di essere uno dei piloti, diciamo, una delle squadre con la combinazione migliore tra motore, macchina e pilota. Invece sono 11esimo. Secondo mio parere è abbastanza illuso comunque Vettel. E diciamo che i famosi V8 sono stati un po' dal punto di vista dell'affidabilità sono ottimi, però da come performance per adesso non rendono, perché comunque avendo un telaio che non esprime velocità, esatto. Avere anche 18.000 giri non serve a niente, infatti basta vedere Chando che con 13.000 giri fa praticamente le stesse velocità dei V8 e dei V10, quindi. Scusi signor Vincenzi, ma è l'ultimo giro per Fernando Alonso questo, no? Sì. One lap to go. Senna ha preso
cazzo di cane, il canadese. E invece Kobayashi sesto, scivolato. Sì, sta arrivando anche Hulkenberg dietro, ma non penso che arriverà a prenderlo. Tanto delusione per Vergne, come nella gara a testo, seconda parte di gara, sparito. Sì. E passa qui Senna. E Senna è in cerca del miglior risultato. La quarta posizione. E quindi il miglior risultato in carriera. In carriera. Non è finita però per il canadese, perché arriva anche Kamui Kobayashi. Sì. E questo potrebbe aiutare Hulkenberg dietro. Rischia di perdere un'altra posizione. Tanto Grosjean è giro record nel mondo. 1.34.7. Sì, però è abbastanza tardi per fare il giro record per Grosjean, che è 20esimo. Sì. Attenzione, Kobayashi alla chicane, si fa vedere, si butta all'interno, taglia, ma lo fanno tutti, quindi va bene. Passa ultimo. Comunque Alonso all'ultima curva arriva sul traguardo. Dominante, vittoria per l'asturiano. Complimenti al team, complimenti al pilota. E vince. Andiamo a vedere dietro che succede. Hulkenberg ha passato tutti. Anche a lui. Hulkenberg grande, Hulkenberg. Replay, vediamo. Tedesco, foto finish tra Senna quarto. Kobayashi e il canadese, arriva il canadese sesto. Perde comunque due posizioni nell'ultimo giro. Ottavo Vergne. Poi arriva Webber, nono. Nono, Marco Webber. E vediamo Chandok. Io farei un applauso. Bravo. Bravo, l'indiano Karun Chandok. Con Vettel dietro che in questo giro ha recuperato 2 secondi, però. Non è stato sufficiente. Quindi io direi, in questo momento mi trovo d'accordo. Alla fine Kobayashi non mi ha convinto negli ultimi giri. Di Button, dico. Per quanto riguarda l'MVP, sì, dico Jenson Button. Penso un batto MVP della gara. Sinceramente però non me l'aspettavo. Invece è lì. Altro giro record di Grosjean all'ultimo giro. Senza togliere nessuno. Senza togliere niente a nessuno. A Fernando Alonso, che ha vinto. Ma sì, MVP credo proprio a Jenson Button. Sì, mentre sì. Con la macchina sfermata di Senna. Il giro della gara per me è di gran macchine. Non so per voi. Hakkinen, sì. Vabbè, diciamo che quelli con le flash sono non hanno avuto la strategia migliore, sì. Quindi... Sì, però Hakkinen, anche peggio degli altri, perché partiva terzo. Grosjean, ad esempio, ha fatto 20esimo davanti a lui, ma lui partiva, Grosjean partiva comunque 13esimo, 14esimo. Hakkinen partiva terzo, ha fatto 22esimo. Invece avrei un altro nome per il peggiore, che è Daniel Ricciardo, che è riuscito solo a buttare niente. Ha buttato fuori una persona. So. Ma che cosa? È stato Kubica che si è girato. No. Io se devo dare il mio parere al peggiore qua, penso che sia Montoya. Perché comunque a parità di macchina Vergne ha fatto per prima parte di gara, che era sempre in testa, secondo, cioè nelle prime posizioni di testa, era il primo delle Fire, e lui a parità di macchina 14esimo a lottare con Alesi o altri. Io direi che per uno che ha vinto il campionato siamo un po' messi male. Ci sono opinioni dal popolo. Se no andrei con l'inno. Sì, l'inno direi. No, il popolo non ha nulla da dire tranne un che Dio Wolf è successo a Bottas. Che è successo a Bottas? In effetti era... Niente. Un po' come Vergne. No, sì, secondo Bottas era nel gruppo insieme a Vettel, Alesi, Montoya, Maldonado, il gruppo dei maiali che... si sono ostacolati e sono rimasti là. Hanno facilitato comunque la vita a Chandok, ecco. Sì, possiamo partire con la cerimonia del podio, l'inno. Sì.
di quest'anno. Sì, se continua così si candida anche la vittoria del titolo, secondo me. Se vince con questa facilità guadagnerà sempre più soldi per gli sviluppi, quindi sì, sì, però se, chi inizia bene è già metà dell'opera, no? Esatto. Che avrebbe favorito molto questi ultimi, sì. Chissà. Sì, un saluto. No, a meno che non... Intanto ci dicono che vabbè, sentiamo solo Cote. Dica, no, che hai combinato? Nulla. Se io e te parliamo non sente. Vabbè, comunque dobbiamo chiudere, quindi a sto punto diciamo. No, niente, quindi settimana prossima niente, ci si vede tra 2 settimane. Sì. Ricordatevi gli sviluppi per chi vuole, chi può. Se uno vuole cambiare motore, bene, potete farlo una volta, poi più. E le gomme entro martedì 15, sì. E chi si dimentica si tiene queste, ciao. E ciao, saluto sempre, ciao. Sì. Prossima bene, gara, quindi... che pista è? Vediamo se siete attenti. Ma mai che lo so. Valencia. Esatto. L'ho sparata. Già. E chi è che ha fatto il record di vittoria in Malesia? Sì, parliamone. Vettel. Stavo per dire Schumacher, cazzo. Pensavo Mario San Giorgio, pensavo. No, basta. Bene. Un saluto da... anche due saluti. Da qui. Dall'Australia. Sì, un saluto dall'Australia dove saltano i canguri, saltano il Ricciardo in braccio a Mark Webber. Salta anche i canguri. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Buonanotte. Arrivederci da...